Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qua con il terzo episodio della carriera allenatore con il Napoli. Ci attendeva la partita con lo Spezia. Eccola qua, magliette uguali, quindi io vado a cambiarle a noi. Ovviamente mettiamo quella azzurra, a loro quella bianca. Questa è la formazione e noi ci vediamo in campo. È tutto pronto! Con la coreografia di Maradona, che sappiamo tutti cosa è successo, ormai è la notizia dei giorni, diciamo. Inizia adesso, Napoli, Spezia. Attenzione, Irving Lozano, poi Irving. Bravo, Ciuchi, all'indietro. Wan-Bissaka ne ha visto, l'abbiamo visto anche nello scorso episodio. Attenzione adesso Lozano, Lozano. La metti in mezzo per Osimhen! Ma che bello fatto! Subito! Al terzo minuto! Dai, 1-0 per noi. Quarto minuto. Bartolomei. Attenzione! Attenzione Neves! Occhio! Sì, vabbè. Che ci ha battata! Che ci ha battata! Corri Vinicius! Corri Vinicius! Corri Vinicius! Mettili in mezzo! Vai Valverde! Vattene a cercare! Valverde! Valverde! Pallone in mezzo! Occhio che lì, occhio che lì, Valverde, Fabian Ruiz, sul filo del cuore, gioco, Irving, Lozano, ha segnato il Ciuchi, 1-0 al Sentenzo. Bravo Teo, va adesso Vinicius, no ma cos'è sta palla, ma cos'è, dai, bravo, così, così Osimhen, così Osimhen, vai Osimhen, punta la porta, Osimhen, Vinicius, Vinicius, dai, vai, 3 contro 1, 3 contro 1, pallone in mezzo di Osimhen per Valverde, 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 no vabbè, come ho fatto a sbagliare, questa è colpa mia, scusatemi, ho sbagliato io, vabbè dai, Fabian, pallone in mezzo, Osimhen, salta Osimhen, è lì, vai Zielinski, vai Valverde, no, dai Valverde, ma cos'è sto controllo del Menga, occhio a Jasi. Occhio Jasi, mamma mia Wan-Bissaka, vai Lozano, vai Irving, vado di mezzo, Osimhen, capocannoniere di questa squadra, la metto dentro, un'altra volta, ancora lui italiano, Vittorio Osimhen, vai Vinicius, corri, bravo, mettili in mezzo, Osimhen, no, che controllo del Menga, io questo qua non l'accetto, cioè mamma ma, ti sembra? Ma cos'è sto controllo? Ma vabbè. Dai però, siamo ancora in palla nostra. Fabian, Valverde, l'ha visto. Osimhen, finta di Osimhen. Va, Zielinski, che cavolo sto facendo? Cos'era? Fuori gioco? Comunque Vinicius. Pallone in mezzo di Vinicius per Valverde. Parata, rimane lì. Osimhen! L'ha deviata. Dai che è lì. Valverde! No, mamma mia, ma il portiere cosa ha fatto, va? E adesso la butto fuori, perché voglio fare i cambi, non mi importa. Se no si stancano. Quindi, allora, giù sicuramente Valverde, dentro Milik. Poi giù Vinicius che ha fatto la sua partita. E mettiamo dentro Politano. Poi Zielinski giù al posto di Ounas. No, ma non Ounas. Farias! Meret! Vai adesso che si riparte, vai Ciuchi! Vai Milik! Sì, ma questo qua è più lento di... Ma cosa? Oh! Oh! Che è successo? Oh! Oh! Lozano! No! Ultima azione forse di questa partita. Farias. Attacca la Spezia. Sala. Bartolomei. E finisce qua, fischia l'arbitro 3 volte, vinciamo 3-0, abbiamo ben 41 milioni, e vuoi non mettercelo un acquisto? Vuoi non mettercelo? Andiamo però ad aggiustare, sono 45 milioni e 9. Trincao, giovanissimo, portoghese, 20 anni, e se riusciamo lo andiamo a comprare, dai, contatta per acquistare. Offerta per il cartellino, gli offriamo 40 milioni secchi, vediamo. Dicono 52. So che ce la facciamo perché l'abbasso soltanto. 43 e 2.
che gli dobbiamo pure pagare lo stipendio e gli va bene. Trincao è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. E quindi andiamo ad aggiustare la rosa perché lo vorrei mettere in panchina Trincao e farlo giocare spesso. Anche Bakayoko lo andiamo a mettere in panchina al posto di Lorenzo. Sì, offerta per allenare la nazionale più 4 offerte di trasferimento. Andiamo prima da quella della nazionale, la Grecia. No, rifiuto, la Grecia non, no, non mi piace. Poi arriva dal Piemonte Calcio per Milik. Oh yes! Vediamo se possiamo offrire fino a 38 milioni e io gliene chiedo proprio 38. Vediamo se la Juve accetta 38 milioni e 34,2. Attenzione, 37 ho abbassato di un milione, 37 milioni, quello è il massimo che possono offrire, e allora io te ne chiedo 36, no, ho sbagliato, 36 secchi, e rifiutano. Oh, una volta che c'è arrivata un'offerta per sta pippa di Milik, ce la rifiutano, vabbè. Manolas dal Atletico Madrid. Manolas lo terrei ancora un annetto, quindi rifiuta e blocchiamo offerte per Manolas. Poi ci sono Maximovic e Isai. Isai dal Watford e Maximovic dal Bayer Leverkusen. Andrei prima con Isai a trattare. 20 milioni secchi. Speriamo non si arrabbino. 17 milioni e 3 e l'1% della rivendita. Aspetta. Allora. 18 e 8. Vediamo. 18 e 8. Io come ultima offerta, mi dispiace, offro 18. Cioè, però 18 è una buona cifra, oh. Buonissima, vediamo. E rifiutano, cioè questi qua gli cambiano 700.000 euro, ma perché? Allora Maximovic trattiamo anche lui, chiediamo 12 milioni secchissimi, così spaccati, 10 milioni e 3 più il 2% della rivendita, e te ne chiedo 11 e 3, dai, io accetta per favore, accettamela, oh. Sono sempre fermi e accettiamo Maximovic che va al Bayer Leverkusen. E c'è la partita con la Fiorentina che è ottava. Quindi io andrei a simularla e se ovviamente la Fiorentina farà gol, dipende ovviamente da che minuto è, entrerò in campo. E finisce il primo tempo. Io adesso scendo in campo, vediamo se riusciamo a aprire questo match. Dai, inizia il secondo tempo. Occhio a loro, liberi. Vabbè, occhio. Oh, attenzione, Buonaventura! Mamma mia, che gol! Vabbè. Dai, Lozano. Questo era fallo, Però si gioca. Irving Lozano. Passa, calcio di rigore! Buonaventura, mamma mia! Oh, mamma, Buonaventura, quanto sei scarso! Vai, andiamo. Per me lo sbaglio. Dico solo così. Faccio entrare Trincao, ragazzi. Faccio entrare Trincao. Metto giù Zielinski dentro Trincao e gli faccio anche battere il calcio di rigore, mi sa. Un grande rischio, lo batte Trincao. Vai Trincao, per favore. Trincao! Visto, l'ho sbagliato. Non li so tirare i rigori. Faccio schifo, li sbaglio sempre. Bravo. Ok. Ok, mamma mia, che mezza pippa, guarda che prendiamo un altro gol, ha segnato l'ex Callejon, ma non ci posso credere, guarda, che partita orrenda, oscena proprio. Vai però Bakayoko, per favore, almeno un gol, Bakayoko, Osimhen, ok, va bene, 2-1. 89, siamo a fare l'89esimo. Ultima azione, Osimhen. Ti chiedo per favore, Osimhen. Victor, pallone in mezzo, Politano! 2-2! 2-2!
Fiorentina che ha giocato la sua discreta partita, dobbiamo dire. Comunque, dicevo che c'era la partita col Genk in Europa League, e che è quarta nel girone, vabbè, nessuno ha giocato. Questa è la formazione e noi ci vediamo in campo. Eccoci qua, è tutto pronto per la prima partita della fase a gironi di Europa League tra Napoli e Genk. Siamo al Waldstadion e inizia adesso. Genk-Napoli, buona partita. Vai Vinicius, bravo Junior. Vai Valverde, vai, Osimhen. No, non ci riesco, vai, Lozano. La metti in mezzo, Valverde! Il dessert, attenzione, attacca il Genk, dessert, palo, mamma mia, Meretta aveva aperto, si era aperto più di una cozza, non lo so, vai, si riparte, contropiede, no, Vinicius, dai Vinicius, beh vabbè, non è fallo, ma sei fuori, ma io l'avevo già passata, vabbè, non so cosa vede l'arbitro. Un paio d'occhiali magari gli ci vogliono per Natale. Dai. Pallone per Valverde. Tutto regolare. Osimhen. Ha segnato. Victor Osimhen. Sempre il numero 9. Mamma mia. Una macchina da gol questo giocatore. Bravo Vinicius in rovesciata. Mamma mia. Di prima Fabian per... Vai Verde, poi ancora Fabian. Vai Fabian. Fabian, l'hai visto? Non è fuori gioco, Non è fuori gioco. Lozano! Cos'è sto tiro smonco? Ma cos'è? Ma stoppa le calcia! Non lo so. Vai Kalidou. Pressa, attenzione, mano lassa ancora. Vai Vinicius. Bravo, palla nostra. Osimhen. L'hai visto di tacco per Vinicius? Vinicius! Segnato l'ex Real Madrid, Vinicius Junior, dalla distanza di Dele Alli, la messa dentro, ma per lui, è a zero, Valverde, Osimhen, per favore Victor, pallone in mezzo, Valverde! Dovevo tirare con Osimhen, ma quanto sono, comunque Osimhen, e la para ancora, basta portiere, mi hai rotto. È lì però, occhio. L'hai visto? Vinicius. Rasoterra dentro? Mamma mia, ma aveva tirato un siluro Lozano? Ito si chiama sto qua. Ito? Ancora Ito? Aspetta e spera, va. No, troppo lunga. Però vabbè, la tiene il Ciuchi, tutto da solo. Lozano! Ma io quel portiere gli mozzo le mani. Non ci posso credere. Cioè, le para tutte. Però guarda, Zielinski, noi facciamo dei gran recuperi. La perdiamo? Non lo so. Inen. Guarda, la riprendiamo noi, Fabian. Valverde. Va bene. Terza, calcia. Parata. È sempre così, eh? Sempre così. Sì, Vinicius. E stavolta è tutto buono. Vinicius non puoi sbagliare. Ma basta, portiere! Mi hai rotto! Uronen. Mi parte un neuronen. Svarosvki. Vabbè, oh, io vado al risultato. Vediamo. Va al risultato e finisce 3-0. Nessuna azione proprio. Perfetto. Ci abbiamo la partita con il Parma. BAM! Che è 16esimo e quindi... Io direi di andare al risultato. Vediamo, simula veloce. E vinciamo 3-2. Mamma mia. Chi hanno segnato? Fabian e Lozano. Perfetto. Mamma mia. Offerta per il trasferimento di Milik dal Borussia Dortmund. Trattiamo 37 milioni. Ti va bene a te? Tutti 34 e 5, basta, cioè, io adesso ti chiedo 35 e 2 e 3 e 4,
E tu me la devi accettare, vero? Vabbè, 34,9, accetta, già cosa ti devo dire. Non accettate mai l'offerta? Non lo so. Tanto se ti avessi 36 la rifiutavi. C'è la partita con il Piemonte Calcio. I miei giocatori sono stanchi. Gestione squadra. La devo cambiare praticamente tutta. Metto su Milik, anche Trincao, giù Van Bissaka. Adesso è dura. È dura, è dura. Mettiamo Di Lorenzo qua. Le cambio tutti e 10 perché Meret non lo cambio. E io andiamo a giocare questa partita, anche se la vedo dura perché con una formazione così mi dispiace che quelli lì sono stanchi perché li ho fatti giocare 2 giorni di fila. Tutto pronto allo Juventus Stadium. Inizia adesso. Juve Napoli. Alexandro ancora. Pallone in mezzo per Ronaldo. La spizza Morata gol. Prima o poi doveva arrivare. Cioè, o prima o dopo, prima o poi doveva arrivare. CR7. Bentancur Morata. 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 Adesso devo fare i cambi del secolo, Milik. Milik. Cosa devo fare di te, Milik? Non lo so. Qua però metto nessuno. Metto giù Elmas. E metto su Osimhen. Vai Politano. Vai Politano. Osimhen. Fresco. Fresco fresco di panchina. Osimhen. Prendi il pallone. Prendilo quel pallone. Sì, non devi calciarlo. Vabbè. Trincao. L'hai visto? Milik. No. Milik. Ma no. Ah, per fortuna che è fuori gioco. Ti sei salvato! Ti sei salvato! Fallo, occhio che questo qua forse me lo espelle. Attenzione, Alessandro. Alessandro entra in area. Alessandro non è fa. Non è fallo! Ho beccato la palla. No, ditelo anche voi nei commenti. Qua sotto scrivete che ho beccato la palla. No, ditelo. Perché è vero. Cioè, non lo so. Guarda, no comment. Nei commenti scrivete anche che arbitro comprato. Hashtag arbitro comprato. Non dico niente. Ronaldo contro Meret. Va Ronaldo! Meret! No, avevo intuito, porca di quella vacca. Avevo intuito. Ronaldo. Ronaldo. Tacco. Occhio. Alessandro. Tocco sotto. Traversa. Mamma mia, che goduria. Finisce la partita. Vincono. Vincono, sì, magari. Vincono sti Juventini qua, 3-1. Proprio contro la Juventus. Contro la Juventus. C'è la partita con il Bologna, però io adesso chiudo qua il video. Vi ricordo di iscrivervi al canale che a voi non costa niente e di lasciare un mi piace. E, detto questo ragazzi, io direi di concludere qua e ci vediamo alla prossima. Bella ragazzi!